15 marzo ricorre la giornata mondiale del sonno. Perché è importante dormire bene? Quanto un buon riposo incide sulla nostra salute e qualità di vita? Lo abbiamo chiesto al professor Liborio Parrino, responsabile del Centro del Sonno di Parma. Ogni anno il Comitato Mondiale della World Sleep Day Committee, che ho l'onore di presiedere dal 2008, inventa uno slogan. Quest'anno l'attenzione si è voluta concentrare sul rapporto fra il buon dormire e il buon invecchiare, quindi un invecchiamento cerebrale e di intero corpo che viene migliorato, rassicurato, protetto e incoraggiato da una storia lunga e consolidata di buon sonno. Ma fino all'età di 18 anni bisogna dormire in base anche alle varie sessioni di età, cioè più si è piccoli più si deve dormire. I neonati sappiamo che possono dormire anche fino a 16 ore in un giorno, poi man mano che si matura, ma sempre nell'infanzia e nell'adolescenza si arriva comunque sempre sotto, mai sotto le 8-9 ore, dai 18 anni in su si raccomanda di non stare mai sotto le 7 ore, se possibile anche 8, però almeno 7 ci devono essere. Le patologie del sonno sono 89, quindi lo spettro di situazioni e di disturbi sono molto complesse. Le più frequenti sono tre: l'insonnia, la sindrome delle apnee ostruttive e la sindrome delle gambe senza riposo. I parmigiani sono dei goderecci, quindi amano mangiare, amano la bella vita, sono intrinsecamente portati e culturalmente abituati ad essere capaci di vivere bene. Questa è una cosa molto bella come quadro generale, se a volte si scordano di dover mettere fra le cose da fare, oltre a vivere bene con brillantezza, anche di rispettare il sonno. Quindi ci sono molti insonni, anche se questo purtroppo è una piaga endemica che non è solo a Parma, perché la vita moderna ci porta a maltrattare il sonno, e c'è forse qualche russatore di troppo perché il peso corporeo medio della città è leggermente aumentato negli ultimi decenni. Il sonno è il farmaco più economico, ecologico, più facilmente disponibile. Ce l'abbiamo in casa, non abbiamo bisogno della ricetta, non abbiamo bisogno di una visita medica. È un farmaco che è gratis. Facciamo invece di tutto, anche se non ce ne accorgiamo alle volte, per dirgli: tu non devi entrare nel mio letto, perché la sera stiamo a lungo a fare cose che sono sbagliate, facciamo dei pasti a volte troppo pesanti, troppo complicati, stiamo davanti alla televisione, facciamo i sonnellini sul divano, accendiamo i nostri tablet e smartphone, siamo sempre connessi, e forse il cervello invece vorrebbe essere lasciato un pochino in pace.